questa è l'infrastruttura più importante dal punto di vista proprio di quantità di risorse allocate, perché parliamo di oltre 7 milioni di euro che consentiranno di realizzare oltre 30 chilometri di piste ciclabili. È la dimostrazione di come Regione Marche ha bene in mente che il nostro futuro non può essere che un futuro sempre più green. Infatti, se pensiamo alle polveri sottili, circa il 49% dei responsabili delle emissioni appunto di questo tipo di inquinamento deriva proprio dal traffico stradale. Quindi ben venga un'infrastruttura come questa che insomma non solo consente di vivere meglio la città, ma anche quel risvolto positivo dal punto di vista proprio insomma di mobilità sostenibile, di riduzione dell'inquinamento, e per la Vallesina rappresenta non solo una semplice infrastruttura, ma proprio una nuova visione del territorio che vede Iesi come naturale baricentro.